Questa è la storia di una donna distrutta da un amore perduto. Un viaggio nella distruzione della sua folle psiche. Infatti oggi vi andrò a raccontare i primi anni di vita di Senua, protagonista di Hellblade, visto che il sequel, Hellblade 2, è in uscita imminente questo 21 maggio. Tutto ha inizio durante l'era dei Vichinghi. Il popolo di Senua, i cosiddetti Pitti, sono stabilmente posizionati lungo quella che oggi consideriamo la Scozia. Più precisamente, la nostra protagonista proviene da un popolo situato nelle isole Orcadi. Si presume che lei sia una sopravvissuta, l'ultimo componente in vita di quel villaggio, attaccato e massacrato dai pericolosi uomini del nord. In giovane età, Senua soffre già di psicosi, un disturbo mentale grave in cui una persona perde il contatto con la realtà, ha allucinazioni e deliri momentanei ogni giorno. Tuttavia, stiamo parlando della Scozia antica. Sua madre, Galena, condivideva lo stesso disturbo ed in quel tempo primitivo era ormai fermamente convinta che quelle visioni fossero un qualcosa di speciale. Suo padre, invece, era un druido di nome Zimbel. Vedeva le loro condizioni come oscurità, una maledizione degli dei che li avrebbe condannati tutti per l'eternità. Ci credeva fermamente e quello che farà sarà terribile e crudele. E ora vi dico perché. Ah ragazzi, scusate l'interruzione. Se vi fa piacere supportare il mio lavoro, vi chiedo con grande umiltà un mi piace, un commento o un segui. Altrimenti non fa niente. Grazie lo stesso. Ora continuiamo con il racconto. Per placare l'ira di quegli dei a cui suo padre druido credeva risolutamente, egli uccise Galena in maniera spietata, bruciandola viva, quando Senua aveva solo 5 anni. Una visione che tormenterà la nostra protagonista nel tempo, proprio perché quella piccola bambina assisterà all'evento, ne ricorderà l'odore di bruciato sempre più acre e prepotente, man mano che le fiamme dai piedi di sua madre raggiungeranno il suo cuoio capelluto, e ricorderà le urla strazianti di dolore rimbombare nei suoi timpani, peggiorando immediatamente la sua psicosi e perdendo per sempre l'amore di una madre. Cercherà di reprimerne la memoria, da quel momento però purtroppo è condizionata dal credo del padre e penserà che appunto sua madre si sia tolta la vita per sfuggire alla sua oscurità. Nei successivi anni di vita, Senua fu rinchiusa in casa e maltrattata da suo padre, sia emotivamente che fisicamente. Pensate che una volta esso l'avrebbe buttata in una fossa, sminuendo per giorni le sue condizioni di vita nel tentativo di sconfiggere il suo lato oscuro. Ovviamente tutti questi tentativi peggiorarono solo la situazione. Passò altro tempo, sempre in questo modo, con una piccola differenza. Era sempre sfruttata, però almeno poteva uscire di casa in rare occasioni per raccogliere risorse e cibo. In una di queste occasioni, all'età di 15 anni, riuscì per la prima volta ad individuare un suo coetaneo, un certo Dillion, un ragazzo che si stava allenando da ore al combattimento con la spada. Senua lo osserva, quasi incantata, ma non sapendo cosa sia la socialità o se il suo male interiore possa ferire il ragazzo, non si avvicinerà. Tornerà a casa, incuriosita evidentemente da una libertà che non ha mai avuto. Giorni più tardi si ripresentò alla stessa situazione. Senua trovò coraggio e si avvicinò nella sua lentezza timida ed innocente a Dillion. E per fortuna, aggiungo. Infatti lui era l'unico in grado di vedere la bellezza interiore ed esteriore della nostra protagonista, comprese le sue visioni. Divennero grandi amici, si allenarono insieme e parteciperanno alle prove dei guerrieri, superandole fianco a fianco, e grazie a questo si avvicineranno molto. Infatti,
si innamoreranno follemente. Decisero di partire insieme e fermarsi nel villaggio di Dillion. Ovviamente il padre di Senua era totalmente contrario. Fece di tutto per impedire la partenza della figlia. Sarà proprio l'amore a far scattare alla nostra protagonista quella scintilla di ribellione e di libertà. Affrontò suo padre, persino mettendolo alle strette con una spada di cui era ormai abile. Infatti ottenne ciò che voleva. Suo padre la lasciò andare non prima di dirle una cosa. Gli disse che Senua sulle sue mani avrebbe avuto sangue, tanto sangue. Sua figlia lo ignorò e proseguì i suoi passi allontanandosi da lui. E quindi, qualche tempo dopo, arrivò insieme al suo amato nel suo villaggio ed era la benvenuta. Passarono qualche tempo conoscendo la felicità da guerriera riconosciuta, supportata nei suoi momenti di psicosi da tutti, finché un giorno l'ombra di un male colpì l'intero insediamento. Scoppiò una pestilenza terribile. Morirono quasi tutti, nel giro di pochi giorni, compreso il padre del ragazzo che amava. Chissà, Senua, vedendo la morte in faccia dei suoi nuovi amici, si pone una sola domanda. Forse suo padre, Zimbel, aveva ragione. Si riferiva forse a questo. Pochi giorni dopo lasciò Dillion nel suo dolore dovuto al lutto. Partì per le terre selvagge in cerca di una cura per il suo male o comunque una cura per questa sua oscurità o semplicemente di una spiegazione. Incontrò un certo Drut, un vecchio studioso fuggito dagli schiavisti del nord. Esso le raccontò le storie dei suoi rapitori, dando vita a speranza attraverso i loro miti, le loro tradizioni. Infatti questi erano i racconti delle divinità norrene e Senua ascoltò tutto in religioso silenzio. Tornata a casa pochi giorni dopo, Senua scoprì purtroppo che proprio il suo villaggio era stato attaccato dagli uomini del nord. Vide il suo amato Dillion senza vita, sacrificato come se fosse una raccapricciante esibizione. Un'aquila di sangue, così la chiamano. Il suo cuore è spezzato, ricordando le storie degli dei norreni che le furono raccontate pochi giorni prima. Senua pensò che se avesse portato la testa di Dillion ad Elheim, ovvero il regno nordico dei morti, sarebbe stata in grado di contrattare con Ela, la sovrana del regno, per riavere indietro la sua anima. A Senua non rimane altro che viaggiare verso nord, e da qui ha inizio Hellblade, il sacrificio di Senua.